Benvenuti carissimi amici retro in Shenmue parte 10. Questa volta dovremo tornare al porto al fine di ottenere questo maledetto posto di lavoro. Avete visto anche il sogno di Rio, dove praticamente si è sognato di nuovo questa ragazza, che purtroppo però mi spiace illudervi, come ho già detto nei sogni precedenti, questa ragazza la vedremo soltanto in Shenmue 2 e quindi ragazzi non si può fare nient'altro. Prendiamo i soldi che ci lascia Ine-san e vediamo di dirigerci nuovamente al porto. Solita storia, ragazzi. C'è la solita strada da fare per arrivare alla Azuki Residence, dove dobbiamo uscirne. E poi successivamente arriveremo ai vari paesi fino a prendere l'autobus a Dobuita. Nulla di più semplice per il momento. Per il momento. Perché abbiamo visto che la parte anche qui è abbastanza lunga e complessa, ma non tanto per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti, più che altro è raggiungere il luogo di destinazione che fa perdere sempre un sacco di tempo, ragazzi. Quindi armatevi di pazienza e andiamo a prendere l'autobus. Hi Megumi, what's up? Look! Up there! Because her leg is healed. But I'm worried she can't come down. Don't worry. Cats like high places. Really? Oh my! Her leg seems fine. It's no problem, Megumi. Okay. See ya. Nozomi. Hi, Ryo. Is that medicine? Hi, Ryo. Megumi was worried, so... Right. Hi, Nozomi! Her leg's okay now! That's good. Guess we don't need this. Well, gotta get back to the shop. Abbiamo visto ormai che il gatto si è ripreso, la sua gamba adesso va meglio e quindi adesso non dovremo più occuparci del gatto come missione secondaria. Abbiamo visto che sta già molto molto meglio e adesso il gatto non rientrerà più nei nostri pensieri. Abbiamo visto che tende ad arrampicarsi e sta benissimo. Ok, una missione secondaria è superata, adesso dirigiamoci al porto. Poi chiaramente una volta che avremo ottenuto questo benedetto lavoro, quando Rio si sveglierà la mattina, automaticamente arriverà lui alla fermata dell'autobus e automaticamente sarà al porto. Quindi non dovremo preoccuparci di altro, ragazzi. Per fortuna. Perfetto, siamo arrivati al porto e adesso dovremo divertirci a trovare chi può assumerci, chi ci può dare, tra virgolette, una spinta al fine di ottenere questo nuovo lavoro. E dobbiamo assolutamente trovare Goro perché è lui l'uomo che ha le mani in pasta dappertutto e lui è in grado di dare una buona parola per noi perché Goro si aggira qua nel porto. E ripeto, trovarlo non sarà semplice perché dipende anche dagli orari, quindi dovremo parlare un po' con tutti al fine di ottenere questa mansione. Girare il porto abbiamo visto che è un po' un labirinto, quindi ragazzi anche qua in questa parte numero 10 intitolata The New Job dovremo armarci di pazienza e una volta che ci saremo armati di pazienza, ragazzi, possiamo procedere alla nuova mansione. Che non sarà la security guard, ma sarà semplicemente
il lavoro di mulettista, carrellista, come volete voi chiamarlo. E praticamente consiste nel spostare, diciamo, determinate casse in magazzini vari che, in base alle indicazioni che ci vengono date, noi dobbiamo obbedire e portare un tot numero di casse lì dentro e dentro entro il tempo prestabilito. Ovviamente a mezzogiorno ci sarà la pausa e poi si lavorerà fino alle 5. Poi vedremo anche nelle prossime parti, in determinate fasce orarie avremo degli eventi che dovremo rispettare, dove Ryo praticamente incontrerà il clan Mad Angel, ed è proprio il nostro obiettivo, intrufolarci qua nel lavoro al fine di far saltare fuori proprio questo Mad Angel, insomma. È questo quello che noi dobbiamo arrivare a fare, insomma. Capire dove cavolo si trova questo Mad Angel e successivamente sgominarli e combatterli, diciamo, perché essi sono collegati all'Andi. E l'Andi abbiamo già capito che razza di personaggio è, questa persona pericolosa che vuole impossessarsi dei due specchi, quello del drago e della fenice, al fine di scatenare qualcosa di che è completamente adesso ignoto, insomma. Non lo sappiamo adesso con precisione perché più di tot elementi non li abbiamo. Però ragazzi, vi dico che dalla prossima parte in poi sarà tutto un pochettino più veloce. Adesso approfittiamone per comprare qualcosa, oppure giocare alle macchinette, oppure fate quello che volete, perché soltanto in determinati orari possiamo incontrare certi personaggi. Purtroppo è fatto così Shenmue, va a orari. Molto bella anche la musica di sottofondo. Speriamo che Shenmue 3 sia fatto veramente con le contropalle, anche perché che rispetti almeno lo stile Siga, perché la cosa positiva è che Shenmue 3 è stato proprio diretto da colui che ha diretto i primi due Shenmue, quindi ragazzi io mi aspetto un lavoro della Madonna, anche se purtroppo non sarà Siga, nel senso non credo che ci abbia messo mano la Siga, perché se non dico una cavolata ha perso i diritti di Shenmue, da quel che ho capito ragazzi. Però ciò che per me conta è il creatore Shenmue che ci stia lavorando e finalmente riusciremo a scoprire il perché, meno nel terzo capitolo, il perché il padre di Ryo era coinvolto in tutto ciò, e forse riusciremo ad arrivare alla resa dei conti con l'Andi? Speriamo ragazzi, perché anche adesso che sto giocando a Shenmue 2 non l'ho ancora finito ragazzi, ci sto lavorando sopra. Ancora di Landi nessuna traccia, non ho ancora proprio nemmeno visto, ho già superato il primo CD, tra un po' completo il secondo, e ancora di Landi nessuna traccia. Quindi possiamo immaginarci come abbiano voluto creare una storia molto intrecciata, molto complessa, perché è ricco di subquest, di tante cose che renderanno la vita di Ryo molto molto difficile ragazzi. È un po' come adesso, cercare veramente chi ci dà una professione è veramente una sofferenza, ragazzi. Quindi anche qua, ripeto, io adesso sto cercando di appesantire meno il gioco e di darvi queste informazioni e tutto, ma non è di certo una cosa alquanto semplice, ragazzi. Questa forse è una delle parti più complesse che esistano nell'intero gioco, ma veramente... Perché far passare l'orario e tutto, parlare, cercare personaggi, è proprio la parte più brutta. E non posso neanche fare tagli qua perché... Perché è una cosa casuale qua. Purtroppo è così. Poi ragazzi, anche qua, quel vecchietto che avevamo salvato nelle parti precedenti, dove gli davamo da bere e tutto, è importante perché ci segna delle mosse. Sono importanti le mosse di quel vecchietto. E non sembra, ma pure se ne intende di arti marziali, Possiamo andare anche qui, ripeto, al caffè, a parlare con un po' di gente. Excuse me? Yes, where is it? Can you give me a job? Is work at the harbor difficult? No. Out of work? Yes. I'd love to help, but I just work here, you see? E anche qua non ci possono essere d'aiuto. Quindi vediamo di uscire.
Excuse me. Eh? What is it, youngin? Do you know any places around here that are hiring? Son, do I look gainfully employed to you? Huh? What I'm saying is you're asking the wrong person. You ought to ask over at the office or question one of them workers. Come and see me if you're interested in becoming homeless. I see. Thank you. Non disperate ragazzi, perché questo vecchietto vi sarà utile dopo. Ci è stato però consigliato anche di entrare nell'ufficio, che sarebbe qua, dovrebbe essere l'Alpha Office. E poi, nonostante ciò ragazzi, basta poi incontrare Goro, che il problema è trovarlo ragazzi. Perché potrebbe essere ovunque. E qua finché non lo troviamo sono cavoli amari. Forse l'abbiamo trovato, ragazzi. Evento. Oh, ho trovato. Yo, dude! Oh, you. Seem a bit blue, my man? Got a problem? Then I'm your man! Yeah, right. I know everything about this tier harbor! Whatever it is, just ask! I want a job here. What should I do? So wanna be a sailor, hey? That's cool, man! Personally, it ain't for me! I get seasick! Enough. Ooh, wait, hold up! Alfie, man! I just happen to know a number of foremen in charge of cargo! Really? Hey, anything for you, bro? Can you ask? Ooh, well... Okay, meet me at noon tomorrow, in front of the big blue door of warehouse number one. 12 noon, warehouse number one, in front of the big blue door. Right on, bro. See ya. Ok ragazzi, era questo l'evento famoso che vi dicevo. Una volta incontrato questo personaggio di nome Goro, ci dirà di andare al warehouse number one dopo mezzogiorno, perché dopo mezzogiorno gli operai fanno la pausa pranzo e idem il supervisore, anche lì sarà anche lui in pausa, e quindi aspetteremo questo benedetto orario al fine proprio di ottenere... Ok ragazzi, quello che avete visto lì era la sede del Mad Angel, e lì ragazzi è una zona pericolosa. Adesso dovremo aspettare l'orario e trovare proprio il warehouse number one. E lì potremo veramente parlare con qualcuno che ci può dare sto benedetto lavoro al porto, avete visto? E praticamente dovremo far così. Adesso vediamo di cercarlo, ragazzi, perché... Per fortuna possiamo orientarci in base alle scritte che ci sono qua in terra, avete visto? Piccioni a parte, ovviamente. Allora. Dovrebbe essere la strada corretta. Guardate ragazzi, una volta che continuate a girare e rigirare, alla fine la strada la imparate, perché... A furia di continuare a girare a vuoto, poi questo porto maledetto me lo sono imparato a memoria. Anche Tom, ragazzi, che è questo ragazzo qui, che è americano, avremo modo di imparare una mossa da lui verso fine gioco, eh? Perché, vabbè, poi c'è una storia a lui e... non preoccupatevi. È molto triste, però... anch'io ci sono un po' rimasto male, però vabbè, la scopriremo alla fine. E allora, dove cavolo è questo posto? A volte determinate indicazioni ti fanno diventare matto. Forse seguendo il giro opposto... Vediamo. Chiedere magari informazioni a Master Chen? No, forse è meglio di no.
Meglio lasciar perdere, va. Anche perché se noi chiediamo troppe cose a Master Chen, va a finire che, come si può dire, non ci andiamo lì a vuoto e parlare proprio inutilmente. Ok ragazzi, adesso noi dormiamo in modo tale che arrivi l'orario a noi interessato. Giustamente è anche meglio salvare, ve lo assicuro. Vediamo di tornare al porto. Gira e rigira, ragazzi, è sempre un po' una parte pesante. Forse avrei dovuto suddividerla in due, però ci sarà anche un punto dove dovremo andare proprio a mezzanotte al porto. Comunque, ciò che ha detto Goro è da rispettare, nel senso che ci ha dato un orario e noi dovremo seguirlo. Adesso ritorniamo di nuovo al porto, ragazzi. You hungry? Here. She's eating! She must have been very hungry. Yeah, and she looks real happy. Thank you, Dio. Tatsuya. Dio! 100 yen each. I should buy one. It's the same one. Carino Tails, tentiamo la fortuna o no? Anche perché più delle volte possiamo anche trovare qualche schifezza. Quando iniziamo a trovare qualche schifezza, evitiamo perché va a fine, ci va tutto di fila. Oh, e questo sarebbe? Ah. Sì, sì, Fang. Sì, 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 me lo ricordo. Tentiamone un'altra? No, meglio di no. Siamo stati troppo fortunati, quindi evitiamo, ragazzi. Ok, adesso, come non detto, dirigiamoci a questo benedetto porto per l'ennesima volta. Solita menata, andiamo a prendere l'autobus e via di seguito.
Bene, adesso andiamo a rispettare l'orario detto da Goro e attendiamo quindi di parlare proprio con il supervisore per essere, diciamo, assunti. Allora, ci siamo qua vicini, eh? Allora, warehouse number one. Dovrebbe essere qua nei dintorni. No, 13, 12, no, 14. Allora. Sì, dovrebbe essere dietro. Facendo dietro front. E qua è importante verso la fine, ragazzi. Adesso purtroppo non dovremo fare nulla. Cioè, senza neanche lo svolgersi degli eventi, vi ho già portato proprio dove si svolgeranno proprio i fatti finali, quindi sappiamo che si svolgeranno qui al porto e per di più in quella sezione. Ma l'uno dovrebbe essere qua, cazzarola. Cinque, sei, sette. Dovrebbe essere qualcosa non. Ah, due. 3, la Madonna, dov'è l'uno? È questo qui per forza? Sì, è lui, ah, eccolo qua. Excuse me. I'm afraid you are disrupting the work. Please, don't come any closer. All right. Simpatico, eh. Però dovrebbe essere qua di vicino quel cavolo qua di ufficio. Che sia proprio questo. Vediamo. Forse è questo, vediamo. Se non è qua, deve esserci qualcuno con cui parlare, eh. Sento che alla fine con tutti questi capannoni ti confondi in una maniera assurda. I want to ask you something. I'm really new here, so I don't quite know my way around. Ask someone else, will you? Niente, a questo punto aspettiamo l'orario. Eccola qua la sirena. Oh, ok, bisognava aspettare proprio l'evento. Yo, bro! I've got you a job, man! Really? Thanks. But you know, I had to go through quite a lot of hassle for you though, bro! What you say? That'd be the job I found! Shut your lip, woman! Hello, Mai. Hi, Ed, y'all. Hey! You two know each other? Airhead here asked me to find it for you. I'm always delivering lunch to Harbor Dorm, so I asked the foreman I know for you. Batting her little eyes like, oh, pretty please, Mr. Foreman, huh? Ow! So, where should I go? Be at the Alpha Trading Office by 2 p.m. Just ask for Yara-san. You have an appointment. 2 p.m. Yara-san. Alpha Trading Office. Thanks a lot. See ya!
Ok, questi due personaggi ci hanno trovato un lavoro. Adesso noi dovremo raggiungere proprio l'Alpha Trading Office, che dovrebbe essere questo, però rispettando sempre l'orario delle 2 del pomeriggio. Quindi anche qua, esatto, è questo l'ufficio. Anche qua dovremo attendere un altro tempo, che palle! Ok, per fortuna tagliato e messo a posto la situazione. Entriamo! Excuse me. What do you want? Are you Yara-san? Yeah, that's me. Maya-san, at the lunch stand mentioned me? Oh, yes. Maya from the lunch stand. Yes, she did. Can you start right away? Yes. Forklift? No, sir. Well. Break something, it'll be deducted. Yes. Hey, Mark! Come here a sec! Okay, boss. Okay, Mark will take it from here. I see. Mark, show him how to drive the forklift. Okay, boss. Hello, I'm Ryo Hazuki. Hey, man, I'm Mark. I'm sure we'll get along just fine. Driving the forklift, it's easy. You'll get the hang of it real quick. Oh, okay. All aboard? Okay, you ready? Let's start your lesson. First turn the wheel either left or right. Good, that's it. Next, press the accelerator. No, that's the lift. That's wrong, kid. That's the steering wheel. Wrong one. No, that's the lift. Don't you get it? No, no, that's reverse. What are you doing? Okay, good. Now back up. Different from accelerating. Yeah, that's it. Finally try raising and lowering the lift. Okay, not too bad. Now, you try moving that crate. Take that crate to warehouse number 3, just there. First slide the fork under the crate. This ain't worth it. You'll just have to learn why you work. Perfetto, ragazzi. Adesso che abbiamo imparato a utilizzare, diciamo, il muletto, dovremo praticamente giusto cominciare domani. I suppose so. About your wage. You start at 300 yen per crate. There's a quota every day, so don't go slacking off. Yes, sir. If you do good enough and meet quota, I'll give you a raise. I understand. Well, good luck. Thank you very much. Praticamente, se faremo il nostro lavoro in maniera corretta, la paga aumenterà di 50 yen a volta. Quindi, ragazzi, andrà benissimo. I need you to come tomorrow at 9 a.m., okay? Yeah, sure. There's something we gotta do before work. Before work? Really? Yeah, man. You'll see when you get here. Oh, and don't be late. Okay. Molto bene. Allora, ci è stato detto di arrivare qua per le 9. Praticamente, allora, vi dico già subito
che quando arriveremo qua non inizieremo subito a lavorare, ma bensì, ragazzi, ci sarà la gara dei muletti e quella sarà veramente una rottura di palle assurda. Ogni giorno che passeremo qui al porto ci sarà sempre una gara. Io non sono mai riuscito ad arrivare primo, ve lo dico che è difficile perché fare le curve strette con il muletto è veramente pesante. Perciò ragazzi, se siete veramente bravi da fare le gare, vi stimerò moltissimo perché io sarò capace di fare quasi tutto in Shenmue, ma tranne le gare col muletto, veramente, è una situazione molto complessa per me. E quindi a maggior ragione tentare di fare una gara proprio in spazi stretti, io non ce la faccio. Quindi vi auguro a voi di riuscirci perché è veramente un'impresa titanica. Ok ragazzi, ci è stato detto di andare, tornare il giorno dopo per le 9 e inizierà il nostro proprio il primo giorno ufficiale di lavoro. E lì seguiranno poi tanti eventi che ci porteranno a comprendere dove si trova la gang Mad Angel e scoprire che cosa c'è dietro tutto ciò, che cosa fanno, che cosa organizzano e alla fine dove si potrebbe trovare Landy, perché proprio di Landy nessuna traccia, non siamo proprio più riusciti a vederlo da quando è morto il padre di Rio. Do you know anything about the Mad Angels? Mad? What? I haven't a clue. What is it? If you don't know, don't worry about it. I'll be on my way. Yeah. Sì, praticamente noi da qua cominceremo le nostre indagini, perché proprio questo qua lo si può considerare non proprio un primo giorno, ma più dedicato alle lezioni, prove e via di seguito, un tutorial, diciamo. E noi dovremo fare le nostre indagini, domandare in giro se conosciamo questo Mad Angel. Ed è così che funzionerà proprio d'ora in poi con Shenmue. Praticamente proprio il terzo CD sarà proprio dedicato a scoprire la gang Mad Angel. Adesso noi vediamo di tornare a casa perché qua altro non credo ci sia da fare. Possiamo anche ancora guardarci attorno, ma se non ricordo male di eventi non dovrebbero subentrarne altri. Più che altro la solita menata, far passare l'orario, tornare a casa. Insomma, questa parte la considero proprio la più pesante dell'intero gioco. Ma veramente, proprio da impazzire. Anche perché, se non sbaglio, fino a un certo orario non puoi neanche prendere il pullman. Bisogna proprio aspettare dalle 8 e mezza in poi, 8 e mezza in poi, prima di poter tornare a casa. Quindi è una rottura di palle. Good work. I'll see you tomorrow. Yeah. Anche provare a chiedere a Mark del Mad Angel, niente ragazzi. Per ora non ci darà nessuna informazione. Aspettiamo poi il susseguirsi degli eventi. Adesso aspettiamo l'orario giusto per tornare a casa e poi vedremo. Excuse me. Yes, what is it? Do you know anything about the Mad Angels? The Mad Angels? Is that a baseball team? No. Surely you're not talking about a gang.
Oh, evento. Nel tornare a casa è saltato fuori proprio questo evento. Terrorizing him. Look at him! Talks like a goody-goody, little shit! Alright then, we'll just play you! What? How about you race us? Motorcycle? A chicken race! You do know what that is, right? Okay, I'll play your little game. But if I win, you leave him alone. Start when this can hits the ground. Here we go. Take that. Give up yet? Hey, you. I won. Don't either of you two ever touch him again. Got it? We'll let you go this time! Ok ragazzi, abbiamo avuto proprio la prova che esistono i Mad Angel. E abbiamo di nuovo salvato il vecchietto. Poi lui, per ricompensarci, ci insegnerà poi successivamente delle mosse. Vabbè, adesso che abbiamo... Siamo riusciti a far saltare fuori questo evento, possiamo tornare a casa. Perché mi ricordavo infatti che esisteva un evento del genere, proprio dove venivi proprio a conoscenza dei Mad Angel per la prima volta. Adesso ragazzi non ci resta che praticamente tornare a casa, tornare a Dobuita, poi tornare nella residenza Zuki e alla fine per dormire, ovviamente salvare, per poi concentrarci nella prossima parte. Tutto quello che dovevo dirvi penso di averlo detto, e la parte, questa lunghissima parte numero 10 sta volgendo al termine. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima parte commentata. Ciao a tutti e grazie per aver visto il video. Goro. What's groovin', bro? You know about the Mad Angels? Oh yeah! Working hard, eh, bro? Why are you shouting? Don't you know, bro? You don't say that name so loud! Why not? Just because! You know about the Mad Angels? Hey! Oh, bro! Didn't I ask you not to say that so loud? That kind of talk is taboo around here! Why? I ain't privy to say! I don't know what you're trying to find out about, but I wouldn't be as indiscreet as you're being if I's you! Oh, about the Mad Angels? I done told you, bro! Don't say that so loud! You're really asking for a world of hurt! Really? See you around. You bet, bro!
Inoue-san, you're home. Oh, hi, Inoue-san. I was worried because it was getting late. Don't worry. I'll always be home by 11 o'clock. I do not wish to nag you, but... Yes, I understand.